Profos Chemical è un'azienda chimica che si è specializzata prettamente nella produzione delle polveri per gli estintori, creando nuove business che sono quelle della produzione dei fertilizzanti microgranulari, nonché per la produzione degli ignifuganti per il pannello trucciolare, e attualmente stiamo studiando nuove linee di prodotto che si rivolgono al settore zootecnico. Questo progetto è stato iniziato 3 anni fa. Credo che la prima parte componente fondamentale sia stato crederci. È orgoglio personale, ma orgoglio anche aziendale, che tutta la parte di progettualità, la parte di ricerca è stata fatta all'interno di Profos. E non è stato facile, perché comunque dobbiamo partire dal presupposto che per poter fare ricerca e per poter fare innovazione bisogna investire delle quantità di risorse che non sono indifferenti per una piccola e media impresa. Ci sono stati degli stakeholder esterni che ci hanno aiutato ad effettuare questa innovazione. Enterprise Neural Network sicuramente è stata fondamentale sotto la parte tecnica, che serve a presentare alla Commissione Europea il progetto. Questo qua è stato sicuramente il valore aggiunto che ci ha permesso poi di arrivare alla realizzazione e alla vittoria del bando Horizon 2020. La rete di Confindustria è stata fondamentale per la vittoria finale, sicuramente. Ritengo che oggi le imprese devono strutturarsi per competere con il mondo che ci circonda, quindi non solo esclusivamente in Europa, ma anche in altri paesi al di fuori dell'Europa. I nostri obiettivi futuri sono questi: creare ancora di più valore aggiunto alla Profos Chemical che si possa poi divulgare sul territorio.